Adesso analizziamo il secondo caso in cui è il microfono che si muove e la sorgente sta ferma. La sorgente emette sempre a 200 Hz, ma il microfono registra una frequenza differente, f'. Frequenza che possiamo intuire dal grafico. Infatti, quando il microfono si avvicina alla sorgente, va incontro ai fonti d'onda e quindi ne riceve in maggior numero al secondo rispetto a quando invece si allontana dalla sorgente che ne riceve in minor numero. Quindi quando si avvicina ne riceve di più, come si vede qua. Quando si allontana invece scappa via dai fronti d'onda, viene inseguito dai fronti d'onda, ma ne riceve di meno. E il suono lo dimostra. Questo secondo caso dell'effetto Doppler è diverso dal primo come principio di funzionamento, perché qua i fronti d'onda sono sempre distanziati allo stesso modo uno dall'altro, in quanto la sorgente non si muove, non è che li accumula nello spazio o li dirada come faceva prima. Stavolta la colpa è del microfono che si muove verso la sorgente o dall'altra parte e quindi non è una questione di quanti fronti d'onda sono accumulati o rarefatti nello spazio, ma è una questione del microfono che va incontro ai fronti d'onda oppure scappa dai fronti d'onda. Per fare il confronto, rivediamo il primo caso dove la sorgente si muoveva e notiamo l'accumulo dei fronti d'onda oppure la diradazione nello spazio dei fronti d'onda e sentiamo anche il suono che prima non abbiamo ascoltato. Torniamo al secondo caso, la sorgente ferma e nell'aria e il microfono in movimento e spieghiamo perché questi due casi sono diversi da un punto di vista fisico, perché uno potrebbe anche pensare che tutto sommato dovrebbero essere lo stesso caso, in quanto l'unica cosa che conta è il moto relativo tra la sorgente e l'osservatore. Cioè uno potrebbe pensare che se è il microfono che si avvicina alla sorgente, è uguale se la sorgente si avvicina al microfono, quindi è solo una questione di punti di vista. E invece non è così perché c'è un sistema di riferimento assoluto, cioè un sistema di riferimento ben preciso, che è quello dell'aria. Infatti è l'aria che determina la velocità delle onde sonore. E quindi non è uguale se rispetto all'aria si muove il microfono, come in questo secondo caso, o si muove l'ape, come nel primo caso. Quindi quello che conta non è soltanto la velocità relativa tra sorgente e osservatore, ma è la velocità dei due rispetto a questo sistema di riferimento assoluto che è l'aria, che determina la velocità delle onde sonore, l'aria. Nella relatività ristretta di Einstein c'è pure un effetto Doppler, è l'effetto Doppler luminoso, che per certi versi è simile a questo sonoro. Però c'è una differenza importante, siccome nella relatività non c'è l'aria e non c'è neanche l'etere, cioè non c'è nessun mezzo di propagazione che è necessario alla luce, alle onde luminose per propagarsi, allora lì non ci sono neanche due casi distinti, quindi non avrebbe senso dire se si muove la sorgente o l'osservatore, perché si muove rispetto a chi? Non c'è più un sistema di riferimento che contiene il mezzo di propagazione delle onde. Una volta si ipotizzava che ci fosse l'etere, allora l'etere aveva la stessa funzione, lo stesso ruolo dell'aria nel caso delle onde sonore. Quindi ci aveva senso pensare a due casi distinti, se si muoveva, come in questo secondo caso, il microfono rispetto all'etere, oppure se si muoveva la sorgente rispetto all'etere. Però siccome l'etere non c'è, allora non esiste nessun mezzo di propagazione per la luce. E quindi non esiste nessun sistema di riferimento assoluto rispetto al quale misurare le velocità. Quindi a quel punto rimane solo un caso e l'unica cosa che conta è il moto relativo tra l'ape, tra la sorgente e l'osservatore.